Ci siamo? Voglio fare un video. Spero che riuscite a sentirmi. Fatemi presente se mi sentite. Si tratta di una diretta che ora sto promuovendo, che ora voglio promuovere anche in YouTube. Non lo so se riesco a fare realmente una diretta. Perché questa cosa, essendo comunque una persona che possiede da poco tempo un canale, non so realmente se vada a buon punto la cosa attraverso OBS. Ma in tutti i casi provate a seguire e casomai rispondetemi, fatemelo presente se mi sentite o se non mi sentite, che io ho piacere di sapere. Ora comincio a parlare. E l'argomento che voglio affrontare oggi riguarda praticamente un concetto legato al rispetto che deve esserci in una famiglia tra genitori e figlie e anche tra fratelli e sorelle, tenendo conto che praticamente che certe genere di cose non comportano dei reali problemi e sono apertissime a tutti. A prescindere dalle possibilità che uno possa avere, sia in termini di tempo e sia in termini di soldi, perché il rispetto, secondo me, va dimostrato e va dimostrato sotto altre forme che non sotto forma, per forza di cose, di viziare una persona. Comincio a parlare di questa cosa. E racconto anche l'esperienza che io, in base all'esperienza che ho avuto, partendo dal dire che io sono una persona praticamente che sono affetto di una sindrome conosciuta da pochi anni, che si chiama sindrome di Asperger. Grazie alla quale e comunque anche ad altri problemi che ho avuto principalmente anni fa, sono riuscito ad ottenere la pensione di invalidità anche negli ultimi anni incrementata al milione. Di fatto i soldi comunque non bastano mai e quindi ho cercato comunque altre vie. Per poter arrivare oltre, essendo che i contributi sociali che vengono erogati in Italia sono piuttosto bassi, nonostante uno possa avere la pensione di invalidità con l'incremento a milione, perché tale pensione non arriva alle 800 euro. Uno capirete che con 800 euro pensare praticamente di abitare per conto proprio è una cosa molto, molto faticosa, molto improbabile riuscirci. A meno che uno praticamente non abbia la fortuna o di avere una casa in comodato d'uso, oppure praticamente di poter ottenere una casa del comune. Abitavo in una casa in comodato d'uso tra il giugno del 97, del 2017 e il mese di aprile del 22. Questa si trovava in un paese del Veneto che si chiama Noale e che si trovava all'interno di tre città molto importanti, che sono Mestre, Padova e Treviso. Successivamente, attraverso il Covid, probabilmente a causa dei vaccini, non posso spiegare la cosa con sicurezza, ma posso dire con probabilità, è capitato che praticamente che la persona con cui abitava mia mamma, che non è suo marito e non è mio papà, ha cominciato a soffrire in maniera sempre più grave di disturbi anche a causa di un'età piuttosto avanzata che ha, che per motivi di privacy non voglio dire né come si chiama mia mamma e neanche praticamente ancor più questo
quanti anni ha la persona con cui mia mamma sta vivendo. Certo che per poter aiutare mia mamma, mi sono avvicinato, abitavo a Noale e mi sono avvicinato con la sua, sono tornato dopo tanti anni in cui abitavo senza di lei, mi sono tornato ad abitare a Mestre, dove sto abitando tuttora e dove praticamente a lei praticamente voglio anche bene. Ci sono però dei punti di questione che voglio sottolineare, partendo dal presupposto che per il rispetto tra genitori e figli e il rispetto anche tra fratelli e sorelle viene dimostrato non attraverso una forma di denaro o di tempo che dedichi a loro, ma nelle piccole cose di ogni giorno. Questo comporta spesso, faccio il video perché voglio, perché parlo di questo? Perché ho progettato questa cosa dopo aver avuto problemi simili in una relazione di familiari che sto avendo sia con mia mamma, principalmente con lei, anche per questioni dovute a suo compagno, nonché comunque per come è lei direttamente. Lei di per sé negli anni è stata un'insegnante delle elementari, però probabilmente non ha capito molte cose che forse, avendo potuto pensare anche di aver vinto il concorso di maestra alle elementari attraverso un esame che ha svolto pochi anni dopo che era trascorso il 68, e penso che tutti sappiano quello che vuol dire il 68, io praticamente devo dire che probabilmente non aveva compreso bene molte cose, ma si cercava in quel periodo di essere molto elastici e anche di per sé potersi sentire dei fighi dei fiori. Mia mamma attualmente conduce una vita da dimostrare di essere una persona dei figli, di una persona simile ad una figlia dei fiori, perché non cura molto l'organizzazione, non cura molto questioni derivanti da prassi comuni da effettuare nei termini di conformismo e anche nei termini di rispetto verso gli altri, e principalmente sono io a vivere male questa cosa, considerato anche un problema di cui praticamente ho sofferto negli anni, come ho detto, alla sindrome di Asperger, che come ripeto, è stata responsabile di avermi fatto avere l'invalidità. Ora, avendo la sindrome di Asperger, posso avere anche dei problemi nel farmi comprendere nelle cose. Per questo motivo promuovo a lei molti video, messaggi vocali, volendo sottolineare quanto intendo dire, quanto intendo spiegare a lei. E io voglio spiegare innanzitutto nel video che una cosa in cui dimostra di esserci una buona comprensione, una dimostrazione reale di voler bene, si tratta in primo luogo di rispettare. Cosa vuol dire rispettare? Rispettare non vuole dire, secondo me, solamente evitare di offendere una persona, di prendere in giro o di farle dispetti. Rispettare è anche una forma di premura che devi avere senza sentirti obbligata nel fare le cose o obbligato, però se le cose in qualche modo sulla base di un accordo reciproco che c'è vengono in qualche modo modificate, questa è una cosa che preferisco venga comunicata per tempo, perché questo
permette a me molte cose. Ad esempio, permette di, se tu comunichi improvvisamente che alle 10 di sera prendi appuntamento con me per fare delle cose. E alle 9 e mezzo dice che vuoi andare a dormire. Fermo restando che non sto parlando di quanto sia successo oggi, che farò presente direttamente a lei, essendo una sua cosa personale, quello che ha avuto oggi. Ma se quello che voglio spiegare è il concetto, e voglio dire, se comunichi per qualche motivo, mezz'ora prima, 15 minuti prima, o magari nel momento giusto, che tu hai cambiato idea e per qualche motivo preferisci evitare praticamente di trascorrere del tempo con me, per esempio, una cosa come un'altra, in pratica cancelli con me un appuntamento. Ora, la cancellazione dell'appuntamento, per esempio, all'interno delle visite mediche, specialmente quando queste sono dal punto di vista pubblico, comportano un costo. Lasciamo anche stare il costo. C'è da dire che comunque comportano un disagio perché in base alle visite, in base a una modifica così importante, decisa sul momento opportuno, eviti di poter eviti di permettermi di organizzare né in altri modi, in cose da fare, e quindi in pratica a limitare considerevolmente il numero delle scelte, per cui è come se io vivessi una forma di obbligo. Un'altra cosa praticamente è considerare, per esempio, di andare fuori o anche di dedicare del tempo a una persona che a prescindere dal fatto che questa abbia o meno una rilevanza, dedicando del tempo al telefono, anche magari 30 minuti, durante il quale posso avere bisogno di te e quindi ti chiamo, se io non so che tu sei al telefono, io praticamente non posso pensare che praticamente magari possa esserci stato un problema, posso o preoccuparmi o anche pensare che tu stai male e mi dispiacerebbe. E quindi sono cose molto importanti in una tradizionale società moderna da tenere sotto osservazione, evitando di non fare. E un'altra cosa simile, di mancata orientazione, è quello che a me è successo questa sera. Stasera, praticamente, io adesso sono esattamente mezzanotte e 11. Sono una persona che vive e che lavora prevalentemente durante le ore della notte. Per questo motivo, io sono una persona che anche mangia molto tardi, alzandosi anche molto tardi. Grosso modo, mi sono alzato alle 10:30, cioè alle 4, alle 2:30 di oggi pomeriggio, ma alle 10:30 di questa sera ho voluto mangiare. Di solito succede che io mangio una volta al giorno. E il fatto che, per esempio, possa praticamente voler mangiare due volte è una cosa che in teoria posso anche non voler far sapere, trattandosi di un fatto di privacy e non volerlo dire. Quindi, se tu praticamente per caso non hai voglia di preparare, tenendo conto di dire che io non sono in grado minimamente di fare da mangiare, se tu non hai voglia di preparare, mi dici: guarda, mi dispiace, ma
Fatti qualcosa, prenditi qualcosa di poco e io posso anche al limite accettare. Vedo il rispetto e vedo che la cosa praticamente anche in base ad una forma di stanchezza che puoi aver avuto o in base a una forma di malessere che puoi aver provato, non sei di fatto obbligata sempre a farmi da mangiare. Però della prima ha l'utilità di far capire praticamente alla persona che praticamente in qualche modo deve organizzarsi e questa cosa può comportare del tempo, può cambiare in sé i progetti che in teoria possono essere anche dei progetti con gli altri e per questo motivo vengono avvisati gli altri. Bisogna avvertirli, dire che in quella sera non si ha tempo, scegliendo di tagliare qualcosa, qualche possibilità, perché di fatto nessuno di noi può volare e nessuno di noi può ammazzarsi correndo per fare le cose. Quindi è giusto spiegare questa cosa. Quindi è giusto che se per caso che io generalmente ho voglia, è vero, di mangiare alle 5 di mattina. Giustamente, generalmente mangio alle 5 di mattina. Faccio un pasto normale, abbondante, alle 5 di mattina dopo aver lavorato. Ma se mi viene prima fame, non è che io praticamente possa rimanere al digiuno, magari posso farlo, ma comporta per me un peso. Per cui, se anche me lo fai sapere, permetti a me di dire la cosa in maniera chiara anche alle persone con cui posso avere dei contatti, di cui è una cosa che se io, per esempio, ho un contatto con una donna, o anche con due o con tre, a te non devi interessare perché io ho già 50 anni, ora praticamente diciamo un po' meno di 50, ma tendo alla cinquantina. E purtroppo io vengo preso spesso sotto pressione di domande che praticamente che ricevo anche magari durante il momento che lavoro, anche per motivi di per sé stupidi, a cui ultimamente ho chiesto che fossero comunicati a me attraverso un messaggio e non venendo in camera, come giustamente si può far capire alle persone che non è giusto, neanche nei confronti di un figlio, quando questo ha una certa età, che lui, che è una persona, riceva dentro camera persone a sua insaputa, che magari lui non ha ospitato, anche se si tratta dei suoi genitori o dei suoi fratelli. Io voglio trasmettere il messaggio anche in pubblico, spiegando che tutta questa cosa è la cosa, grosso modo, che mi peggiora di molto la qualità della vita durante in questo periodo, e vi chiederei a tal fine di inserire un commento e, se siete interessati, di mettere un like e di iscrivervi al mio canale. Per ora ti ringrazio, spero che possiate seguire anche i miei video. Alla prossima, ciao.